3, 2, 1. I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. Ciao a tutti e bentornati. Allora, anche oggi vi propongo un riassuntone ricco di fatti e personaggi. Allora, da dove partiamo? Partiamo dal ritorno della nostra medium sorianese, che ieri si è prodotta in ben due live. La prima col titolo "Buonasera, ora vi mostro le prove oggettive di chi mi ha fatto gli strike". Puh! E uno lì per lì dice "mi coglioni", ma poi ascolta la live e vabbè, non voglio spoilerare, andiamo con ordine, perché questo esilarante documento digitale inizia con la dama che decanta di avere le prove della colpevolezza della trincia ed è in grado di dimostrare che l'email da cui è partita la segnalazione è proprio quella di Chiara, email che tra l'altro è pure pubblica e visibile nella sezione informazioni del canale di Chiara. Ricordate questo dettaglio. Bene, fatta questa doverosa premessa, la dama va ad inquadrare quella che è la dashboard del suo canale e va direttamente nella sezione segnalazioni ricevute, in cui appaiono due video contestati. Bene, e fin qui ci siamo. Poi a fianco dei due video c'è l'opzione di poter contattare tramite email la persona che ti ha contestato il contenuto. Ecco, lei ci clicca su ed appare un'email tale vipchiara78@outlook.com. Da qui in poi parte tutto un lungo auto elogio sulle sue capacità telematiche e la solita storia che lei è la bocca della verità. Tutto molto suggestivo, peccato però che le due email, cioè quella mostrata da lei nelle segnalazioni e quella ufficiale di Chiara, non coincidono, perché quella ufficiale di Chiara termina con live.it e quindi siamo di fronte all'ennesima figuraccia per il nostro genio del male telematico che, ancora una volta, ha toppato. Quando poi, per evitarsi quest'ennesima figura di merda, le bastava solo andare a verificare prima di fare la live che le due email combaciassero, ma invece no, lei punta sempre ad arricchire il suo album e per fortuna qualche suo utente prova a spiegarle che sono due email con domini diversi e che si tratta di un'email falsa. Ed aggiunge che ha fatto questa precisazione al solo scopo di farle capire che non si tratta della email di Chiara. Precisazione a cui la dama risponde: "Peccato che è stata controllata da chi di dovere, credo da Calogero, ed è risultata essere sua, cioè di Chiara". Beh raga, quindi qua niente, non si riesce a farle capire la differenza. Non so se attribuire la cosa all'ossessione che ha nei confronti di Chiara e quindi la vede protagonista di ogni suo complotto immaginario, oppure è proprio limitata di suo, cioè boh. Però è anche vero che dalla faccenda della loro interpretazione della stories Instagram di Quarto Orgiaro, cioè io praticamente su sti due soggetti ho perso ogni speranza. Allora, per chi non avesse seguito la faccenda, vengo a riassumere brevemente. Era successo che Quarto Orgiaro aveva postato una stories Instagram con una frase inerente a Dama, dove le scriveva "Anna" con l'accento, che equivaleva ad andare in romanesco. Non ci crederete mai, ma da questo semplice accento praticamente la medium sorianese e il tecnico diplomato erano giunti a un'interpretazione del tipo che Quarto Orgiaro voleva far intendere che quando la dama aveva 20 anni praticamente andava in cerca di donne in quanto lesbica. Allora, in una linea di importanza metterei al primo posto la live di Sirio dove si annuncia la sua morte e al secondo posto questa loro interpretazione della stories di Quarto. Sì, sì, ci sta. Il problema di Dama, anzi, uno dei problemi di Dama è che non verifica le informazioni che poi va a divulgare e non poche volte si è trovata proprio per questo in mezzo ai casini. Casini che poi, tra l'altro, sono passati dal virtuale al reale, vedi tipo la denuncia che le è stata fatta da Marco Tito quando lei aveva aperto quella live e pubblicamente gli aveva dato del pantofolo. E questo giusto per citare un episodio. Beh, io adesso direi parcheggiamo la Dama e dirigiamoci verso il canale di Chiara, perché si è prodotta in un lungo video dove ha mostrato le compere pazze fatte su Amazon e io non so voi, ma stra-adoro i video haul di Chiara. E quindi andiamo subito a descrivere gli articoli che ha acquistato partendo da
un microfono wifi che va ad amplificare il volume del cellulare. Lo apre e ce lo mostra. Questo articolo è stato acquistato al solo scopo di migliorare i contenuti del proprio canale. Poi abbiamo una cover per la Apple Pencil di colore rosa. Dice, ma anche questa è per migliorare il canale? Sì. Per adesso non vi distraete perché abbiamo l'agenda di Stranger Things. Dice, ma come, un'altra agenda? In questa ci annoterà tutte le cose delle serie TV e ci mostra ben bene l'agenda, pagina per pagina. Poi qui abbiamo pensato alla salute dei capelli acquistando un flaconcino di Olaplex numero 3 da 100 ml pagato con lo sconto appena 26 euro. Un affarone, insomma. Mentre per il discorso Halloween invece abbiamo della marca Excelsa la tazza con disegnato Snoopy. Dice, e che c'entra Snoopy con Halloween? Perché Snoopy è un personaggio che... Comunque, sempre per migliorare il canale, cosa ha comprato? Ha comprato un cavalletto al quale ci si può agganciare il telefono, l'iPad e la macchina fotografica. Questo cavalletto offre la possibilità di regolare l'altezza in ben 4 misure diverse ed è munito del suo piccolo telecomando. Bene, e con questo meraviglioso articolo va a concludersi la lunga carrellata degli oggetti acquistati sul sito Amazon. Quindi andiamo ad aprire la brevissima carrellata degli articoli acquistati su AliExpress. Qui facciamo presto perché sono solamente due e si tratta di due cover per l'iPad. Allora, sono una di colore bianco con disegnata la testolina di Hello Kitty e l'altra invece al libro di colore rosa. Ma come, tutta rosa senza Hello Kitty? No, c'è una sorta di disegnino di Hello Kitty un po' così posto a rilievo. Adesso però sono in grande difficoltà, non so come dirvi che con questi due ultimi articoli va a concludersi quella che è la brevissima carrellata by AliExpress. Oddio, ma ve l'ho detto. Anche questa è andata. Bene, e salutiamo anche la nostra Chiaretta. Poi per quanto riguarda il resto, allora io ieri avevo ricevuto una notifica dal canale di Giuseppolo che praticamente stava trasmettendo una live. Stamattina volevo andarla a recuperare, ma di questa live non c'è più traccia. Dalla notifica della live mi ricordo che nel titolo c'era scritto un qualcosa del tipo "ho bisogno di compagnia", un qualcosa del genere. Ora, se qualcuno di voi fosse riuscito a seguire questa live, sì, gentilmente, sempre gentilmente, potesse farmi un brevissimo riassunto di quello che è successo in quella live, giusto per rimanere aggiornati sull'argomento Giuseppolo, sarei immensamente grata. Bene, cari, io credo di aver detto tutto, nel caso poi ci riaggiorniamo nel corso di questa giornata. Nel frattempo a me non resta che augurarvi buona continuazione di giornata e darvi appuntamento a quello che sarà il prossimo contenuto. Ma nel frattempo che succede tutto questo, un bacio a tutti da Gossip. What's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Keep the ground in sight. Fly forever.